nuovo videovlog vacanza, mini vacanza. E siamo arrivati in stanza, ve lo volevo vedere prima di spasciarla, anche se l'abbiamo già spasciata. Allora, questo è il bagno, una bella doccia, devo dire, e vabbè, sanitari, che poi io odio la parola sanitari, va bene. Letto con valigie, fidanzato accaldato, TV, climatizzatore, frigo, e qua c'è il balcone che è chiuso, quindi ve lo faccio vedere dopo. E è una stanza, è un appartamento comune, vedete, qua c'è la cucina in comune con la sala, qua che cosa c'è? Un'altra sala, un altro mega balcone e qui non lo so, e qui qualcosa. Ok, torniamo in camera prima che mi uccida, non si sa che sta a fare. Oh, che cosa, io devo vedere il codice della carta, devo vedere il codice. Vabbè, è scorbutico perché c'ha caldo, deve rompere le scatole, quindi meno ciao ci dice. Io faccio schifo, avevo fatto il trucco alle 6 di mattina praticamente e è andato a farsi benedire, quindi lo devo rifare. Ora mi sistemo e poi andiamo a pomperanza. Dell'arte. E luce. Con vista mattonelle e tavolino di colazione, nel senso che domani ci mangiamo un tavolino. Tavolino per colazione, nel senso che ci mangiamo il tavolino. Ma quello sarebbe carino in casa mia. Fra della c'è un altro che da di là del balcone. C'è una fontana, c'è uno stronzo. Che piazza è questa? Aspetta, si chiama Piazza Longo. Longo. Qui ce l'hanno Longo. Penso sia questa. Piazza Bartolomeo. Questa suppongo sia una chiesa. Penso sia un campanile. Quello è sempre sul Sole Rima. C'è sta bella piazza con la fontana. Adesso se lui non mi fa perdere arriviamo ai scavi. Ah, non so se l'ho detto, siamo a Pompei. E laggiù ci sta il mercatino. Shopping. Basta. La vita personale più stronza del paese. Che cos'è questo? Che ne so. Mai visto un video mio. Ma devo vedere se non si chiude sta cartina e fino a cefa. Oh, ok. A posto. Imperterrito se ne sbatte della storia. La storia. Ma di che? Questo è il progetto di casa? Bello, sì. No, l'animetria facciamo. Scoperto che è un affiteatro. Non è che l'hai scoperto. Cioè, mi hai chiesto e te l'ho detto. Come cazzo vuoi che si chiama? Dopo tutto tu l'hai letto, non è che... Ma in tutto il mondo è una struttura fatta così in anfiteatro, mica solo qui, Vabbè, ma da fuori non c'è era così. C'è pure a l'anfiteatro, non è che è stato solo qua. La forma è questa. Ignorante. Mica mi aspetto. Non so fa. A mula. Caldo.
però è bello, molto bello, però non mi aspetta. Vabbè, ammetto che sto già pensando alla pizza di stasera. Allora, in realtà noi stiamo cercando casa, quindi siamo a vedere questi rustici da ristrutturare. Ti piace questo? Stiamo a cercare casa, no? Un po' piccola forse. È un piccola, eh? Beh, il giardino effettivamente. Beh, c'è tanto da ristrutturare poi. Ah, c'è pure la sauna, hai visto? Posso? Questa testa di cazzo è questa, mi ha lavato, mi ha detto mi ci vorrei fare la doccia con la bottiglia d'acqua, io ho preso, io l'ho lanciata. Cercasi il nuovo fidanzato, scrivete giù nei commenti. Per me no, grazie. Possibilmente simpatico, ricco e coglione, perché se non sei più con te. Che vorresti di È ricco, simpatico. Perché che c'ho io che no, non niente, va bene? Niente, per carità, niente. Tanto stasera vado. Che faccio io? Che bello! Vada. Mi sa che andiamo dal kebabaro allora. No. Tre ore di kebab. Qui? Si vede niente. Poi c'è tempio. I famosi kebabari. Ecco. Fantastico. Dai! No, no, fantastico che ha fatto. Perché c'è. Eh sì, cioè guardi i spessori che ha dovuto mettere. Questi qua dietro sono spessori. Ignorante. Io ignorante? Sì, sei ignorante. È fatto, non apprezzi. Ma non... So che non si è stato fatto così. Portare l'arsenico, c'è il sale, i pesci, dai, e la cenere. Comunque, quando siamo venuti a fare il biglietto, ecco, ci hanno scambiato per papà e figlia. Ma non è vero. È vero. Ma che è vero? È vero, perché gli hanno fatto... Quanti anni ha la ragazza, riferita a me? E quindi... E quindi che? Non ho visto, papà, c'è la bambina. Papà, me lo compri, ghiacciono? Efficiente. Con questo freschetto andiamo alle terme. Un morto, una morta, non definisco. Mamma mia, con pressione. No, no. Dai. Certo, Angela. Ci ritroviamo nella meravigliosa città di Pompei. Un antefatto di bellezza maestosa. E adesso andiamo a visitare le terme del Foro. Uno spazio bellissimo. Sto per dire. Guardate la maestosità di questo luogo. È morto Alberto, mi dispiace. Dopo essere morti
Lei è morta. Ci siamo lavati e ci siamo cambiati. Sei una pipetta. Io mi sono fatta carina, ma tanto a lui non gli piaccio. Non mi piace. Bello. No, come tu, che sembro vecchio. Papà. Voleva svenire. Stava così, camminava così per tornare. Letto. Vabbè, noi c'è pressione bassa, faceva caldo. E adesso andiamo a mangiare la pizza. Prima abbiamo preso pure, io ho preso il gelato e lui ha preso il cannolo. Pazzesco il cannolo. Buono. Buono, buono. È siciliano però. Lo fanno bene pure qui. E adesso andiamo a prendere la pizza. Andiamo a mangiare la pizza, vedo l'ora. Eccomi. Antipasto. Col mondo. E poi abbiamo preso le pizze. Buono? È arrivata la pizza e è un capolavoro, io pesa normale, quindi margherita con la bufala e Ivan che è la tua, pomodori gialli, salame Napoli e bufala. Come assaggiamo? Che schifo, di poveri proprio. Poi dite, vabbè, sono 3 ore che starete a mangiare. No, sono passati manco 5 minuti, cioè lui meno di 5 minuti. Ho fatto 4 fette. Com'era? No, buona. Complimenti. Meritava. Papà. Prendi un papà. Prendi un papà. Che fiore è nato il bruco? Sul cavallo. Ma non c'arrivo. Sì, lei, c'è salito un bambino. Questo però è un blogger. Poi quanto è grosso? È un video. Assaggiamo com'è, va? Vai, assaggio in diretta. Io ho preso un bellissimo cannolo che mangerò però in camera. Che mangeremo in camera? No, Ivan, che mangerò? No, mangeremo, tu non li puoi manco mangiare, quindi ti do una mano. Inizio dalla capoccia. Buono? Fatto bene? Aspetta, devo arrivare al succo. Ah, proprio così.